Allora, non è, questa non è la scatola originale, non è una dolk, cioè non è una ball joint in tolle enorme, ma un'altra ball joint che aspettavo da tantissimo tempo e la apriamo insieme adesso per un video estemporaneo perché questa merita. È una di quelle bambole che volevo assolutamente in confezione, non è il mio stile da premettere, non è affatto il mio stile. Però è una bambola che volevo da molto in collezione, non trovavo da nessuna parte perché trovavo soltanto a prezzi esorbitanti. E invece sono riuscita a scoprirla su mercato, no, su Yahoo Auction Japan, ho detto un corbelletto. Ed è Polito Eileen. Oh mio Dio, che cosa è successo? Praticamente la bambola è usata, ragazzi, e chi me l'ha venduta le ha praticamente tolto il vestito. Però adesso la apriamo e vediamo un po' in che condizioni mi è arrivata. Allora, aspettate un attimino, volevo farvi vedere la scatola perché è bellissima. Direi una bella illustrazione. È praticamente una polip realizzata in collaborazione con il brand Baby The Star Shine Bright ed è del, oddio, non ricordo di che anno, ma di qualche anno fa sicuramente. La scatola è bellissima, vedete, con tutte le note musicali, eccetera, eccetera. E adesso la apro, vediamo di centrare la cosa. Aspettate che la passo. E vediamo di aprirla. Vediamo un po' come mi è arrivata. Non riesco a chiudere. Ok, scusate, sto manovrando con lo stand. Vediamo un po', eh. Non lo so perché mi sto aprendo un bene. Non è nel mio stile, direi proprio di no, però è adorabile perché soprattutto ha i capelli a caschetto, che io adoro, con le pull-up, con i capelli corti sono veramente poche e soprattutto sono biondi, ma a me piace tanto. Dice che la pull-up è nata in Italia, dice Milano Shushin, vuol dire è nata in Italia, in Milano. Ehi! Ok, queste sono le istruzioni che non ci servono. Questo è il suo stupendo outfit. Direi di fargli vedere prima l'outfit e poi vediamo come mi è arrivata la bambola. Devo dire che i pacchetti, cioè il wrapping, sembra perfetto. Se non l'avete già preso in questo, sono molto molto bravi, devo dire. Fare i pacchetti, pacchettini sono fenomenali. Ok, qui nella prima bustina abbiamo le scarpe che sono qua. No, vabbè. Guardate che carine. La perfezione delle Mary Jane con questo fiocchettino di raso e la perlina praticamente. Cos'è questo? Credo che sia il colletto. Sì. Cioè, guarda quella qualità. La cuffietta praticamente su headpiece ed è fantastico, cioè no, guardate il tessuto, è stupendo, sembra uscita dalla corte di Maria Antonietta tipo, quindi tulle pizzo si lega la bambola con questi due nastrini ed è stupendo. Di lato abbiamo questi fiocchi, sempre dello stesso tessuto, una nota musicale, vedete che carina, e delle perline da un lato e dall'altro, dovrebbero essere simmetriche, sì. Abbiamo questo popò di vestito. Wow! È stupendo!
No, vabbè, mi devo piangere. Da quanto tempo la volevo questa, mio Dio! Da tantissimo, l'avevo vista. La chiave era in negozio, però era ancora alta come prezzo. Ho detto no, aspetto, perché non era la nuova uscita. E ho fatto bene ad aspettare. Allora, quindi ricorda un po' la corte della Francia, un tempo, delle di Francia. Mi ricorda tantissimo. Tipo le di Oscar, non so se avete presente. Quindi abbiamo il colletto qui, il bustino, tipo legato, vedete, col nastrino crisscross che non si può levare perché è attaccato qui al corpetto con delle perline. Qui di lato c'è del tulle, tipo del pizzo con vite bianco. Si apre praticamente la gonna, è fatta così, è fatto in più strati, questa parte qui che si apre, e sotto c'è il sottogonna praticamente, che è tutto bianco con queste rifiniture panna, pizzo, e sotto poi c'è il velo per dare effetto, per gonfiare un po' l'abito sotto. Cioè, guardate sotto, wow, c'è praticamente un pentagramma con le nuote e la marca praticamente del brand che ha collaborato per creare questa pelle che io amo. Poi qui di lato abbiamo perline e sì, anche queste perline che sono praticamente blu, vedete? Poi sono delle rifiniture dorate che sembrano dei fiorellini. Tutto così, tutto drappeggiato, fiori, questa parte qui, questo ricamo dorato, altro pizzo blu, è stupenda! E si apre e si chiude con il velcro, e dietro abbiamo questo enorme fiocco che poi va dietro praticamente a chiudere. Le maniche sono stupende, sono aperte qui, qui abbiamo sotto queste maniche di cotone con il pizzo, i fiocchetti dorati e stesso praticamente tessuto che ritroviamo anche nella cuffietta praticamente. Questo dovrebbe andare, credo, qui, sì, in questo modo praticamente il colletto. No, vabbè. Questa è la corte di Francia, non è mai uscita, ecco, infatti vedete qui il colletto va messo in questo modo. Ok, adesso andiamo a testare, ed è super mega impacchettata, è un pacchettato veramente bene, sono molto contenta. E all'interno abbiamo la nostra pupazzola. Vi faccio vedere un attimo, in déshabillé. Indossa, gli hanno lasciato praticamente le calze con le leggings sui bianchi, e qui abbiamo lo stand. Adesso la apro e vediamo un po' i dettagli. Vedi come me l'hanno impacchettata? No, vabbè, adoro. Ho usato il giapponese, io lo adoro, mi mancherà, se me ne vado a più. Vabbè, un altro discorso questo. Sono più bravi i giapponesi con gli amichesi. Ok, questo è lo stand, un semplice stand bianco per lato, come quello di Perino Alto lì che vado a vedere ancora. Ok, sposto un attimo così ve la faccio vedere meglio. Mi hanno lasciato anche la cosa qui per i capelli praticamente. E i capelli sono biondi, tipo proprio veramente dorati. Non presentano, qui sono un pochino radi, però non hanno grossi problemi, non vedo grandi problemi in questo caschetto carino, un po' carino. E vediamo un attimo il meccanismo degli occhi. Quindi, come sapete, le tulip dietro la testa hanno questo meccanismo per cui le consente di muovere gli occhi a destra e a sinistra, e poi se chiudo le palpebre sono in questo caso bianche. Sì, bianche semplici. Quanto bella! Vabbè. Quindi questa era il suo face up. Le labbra sono poco tipo colorate, tipo lucida labbra, ed è bellissima. Eileen, finalmente! Ho detto quindi le calze. E poi praticamente le mani sono normali, a parte che lei ha questa tipo
mano chiusa, come a tenere qualcosa. Non arriva con nessun accessorio in particolare, ma se vogliamo possiamo metterle in mano qualcosa. Adesso la vesto e ve la faccio vedere tutta acchittata. Ragazzi, l'ho sistemata, è bellissima. È praticamente perfetta. La adoro. Ah, la felicità. Scusate, c'ho lo stand o qualcosa che scricchiola, mi screcchiola un po'. È bellissimo. Quindi è stato un po' un delirio sistemarle la crocco in testa, perché di solito io il fiocco lo giro attorno al collo, ma siccome il collo era già bello che occupato, che busy, allora gliel'ho legato semplicemente dietro la testa e praticamente adesso è sistemato in questo modo, in pratica dietro. È un po' pesante, quindi tende un po'. Non amo molto questi stand di plastica, preferisco quelli lì vecchi di metallo, però comunque dietro è così. Il fiocco è un po' schiacciato dallo stand purtroppo, ma non posso farci niente, perché mettere praticamente la bambola sul mettere questa parte al collo mi sembrava ancora esagerato, troppo esagerato, perché come ho specificato il collo è già impegnato tra colletto e sovraccolletto in pratica. Adesso mi è un po' piegata in avanti, però eccola qui, sono troppo felice. E questa è la mia nuova aggiunta in collezione. Volevo farvi vedere comunque una specie, una piccola preview della mia collezione delle Pudip, come sta cambiando in pratica. E sono riuscita a trovare per Noel, la cercavo da non so quanto tempo, poi mi è arrivata Arlesk, la sirena praticamente, e questa è la mia Lura Custom, quindi personalizzata. Farò un video solo per lei, si vede un po' di riflesso, scusate. Poi ho Cosmic, qui ho Yun e Sakura, dietro abbiamo quella nuova, un po' di Barbie vecchie, vabbè, e anche lei è aggiunta nuova, Alice Dujardin Mint. Poi abbiamo Pulip Mir, vedete quanto è bella, e dietro ho trovato anche come ti chiami? Vabbè, dai, avete capito, lei, anche lei era praticamente introvabile. Qui ho altre DAL da aprire, qualche altra Pulip qui e lì, e qui ho anche la mia prima Bryce, e questa è la mia seconda, che poi aprirò comunque tutto a tempo. E niente, questa è la mia review di Pulip Eileen, appena arrivata, la adoro. Noi ci vediamo alla prossima, mattanì.